Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi non finiscono mai, raga, i leaks non finiscono mai. Voglio ringraziare come sempre, tanto Sinox che supporta mentre siamo in live. Grazie Sinox, voglio ringraziare il mio amico, quello che succede su Twitch e YouTube Italia che mi ha fornito queste grandi informazioni, ragazzi, solo per voi, e che sono dei data files presi dai data miner, giustamente, ancora per spoilerare cose che troveremo nella season numero 5 di Fortnite. Abbiamo visto, ragazzi, poche ore fa la nuova trama, o comunque parte della nuova trama che riguarda il Far West, insieme a tutti gli stendardi che potranno essere ottenuti con il nuovo pass battaglia e probabilmente con i nuovi pack di Salva il Mondo. Ma oggi, ragazzi, in questo video le cose sono veramente, veramente belle sugose! Sono belle sugose, raga! Allora, andiamo a commentare piano piano le cose. Sono tre le immagini. Vi farò vedere due immagini e una nuova modalità che ho trovato invece io. Quelle immagini me le ha fornite lui. La modalità l'abbiamo pescacciata un po' così, ragazzi. Pronti? 3, 2, 1. Sbandì! Guardala qua! La prima immagine leakata, ragazzi, della season 5. Sono i due coltelli da lancio dei ninja, ragazzi. Sono i due coltellazzi da ran... No, da rancio! Da lancio! Sono una figata. Probabilmente, ragazzi, la prima, ovviamente, arma silenziata a distanza che non sia una balestra, un arco, perché una volta c'era la balestra su Fortnite, non so chi se lo ricorda, i coltelli mancavano davvero. Adesso noi non sappiamo, ragazzi, se questi coltelli, cioè visti così, sono palesemente i coltelli da lancio, ed è ovvio, perché molti avevano chiesto su Fortnite il melee, non so se avete presente, cioè la possibilità di avere un'arma bianca per aggirare gli avversari e fare delle kill in silenzio, che è una cosa effettivamente che manca come arma su Fortnite. Questo, ragazzi, è il primo mega spoiler che ci sta veramente un botto. Ma voi dite, Xuder, porca trottola, ma ci fai vedere solamente questo e non c'è nient'altro? No, no, stai calmo che la roba c'è, stai calmo che la roba c'è, devi solo darmi un secondo. Andiamo a vedere, ragazzi, la seconda immagine. Guardala qua. Sbronk! Ragazzi, questa è una macchina, o meglio, questo è un modulo non è extraterrestre, è tipo i moduli lunari, non so se hai presente, non so se hai presente, quello che si utilizza in assenza di gravità. Potrebbe essere eventualmente uno spoiler su quello che riguarda una possibile porzione della mappa senza gravità. E qui potremmo riallacciarci al discorso, ma non è che per caso le pietre salterine, che in realtà azzerano la gravità, sono state tutte trasportate in spiagge snob, e magari viene su un casino, spiagge snob diventa un'area off limit in assenza di gravità? Non lo so, non lo so. Di certo questo è un mega spoiler che ci fornisce sempre il nostro amico, quello che succede su Twitch e su YouTube. E non è finita, raga, e non è finita. Se vi ho fatto vedere i coltelli da lancio, se avete visto la macchina, allora dovete vedere la nuova modalità che prestissimo arriverà con la Season 5. Questi sono Betto 97, questo è il Betto che fa il pazzo, ragazzi. Questo, intanto lo ringraziamo, grazie Betto. Questa, ragazzi, è la nuova modalità. Di che cosa si tratta? Si tratta della Limited Time Mode Fly Explosive. Esplosivi volanti. Descrizione, abbiamo tutto. Descrizione. Questa modalità combina gli esplosivi combina il divertimento degli esplosivi e dei grandi esplosivi con
il jetpack. Ragazzi, tornerà il jetpack. Ed è una figata. Ed è una figata perché tutti lo aspettavamo di nuovo, lo rivolevamo con ansia, sembrava non arrivasse più e invece ve l'avevo già anticipato un po' di tempo fa, ma ve lo ridico ancora ragazzi, il jetpack verrà di nuovo reinserito come ci avevano già preannunciato nella season 5. La descrizione più più come dire nel dettaglio dirà: want to fly? Vuoi volare? Il jetpack può solo essere trovato nel pavimento, quindi non nei chest e non negli airdrop e non nei lama. Cerca bene per stare attento e ottenerlo. Ovviamente lui dice un'altra cosa, è quello che volevano intendere. Looking to blow something up, tutti gli esplosivi, tutte le armi esplosive potranno essere trovate in questa modalità. Lanciarazzi, missili teleguidati, lanciagranate, esplosivo telecomandato, bombe appiccicose, granate. Dicono che tutti gli esplosivi invece potranno essere trovati nelle chest, negli airdrop e nei lama. E l'ultima parte dice: explode the enemies, che è uno slang, quindi fai saltare per aria i nemici, mandali tutti nella lobby e fai la vittoria reale. Beh ragazzi, questa è la nuovissima modalità che arriverà probabilmente la prima o al massimo la seconda week della season 5. Io direi che per questo video vi ho detto abbastanza, vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo questa sera in live con un appuntamento incredibile. Il contest, perché secondo me ce la fate ad arrivare a 56.100 iscritti, e poi giocheremo con tutti i fan. Noi ci vediamo presto! Ciao!